Alpini e amici degli Alpini, un ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale dedicato al mondo delle penne nere Byte Alpina, il TG degli Alpini. Vedremo tanti servizi, c'è tanta attesa infatti per la durata nazionale di Vicenza, manca sempre meno, ma nel frattempo continuano le iniziative organizzate dall'ANA anche in tema di solidarietà. Allora vediamo i servizi realizzati dall'Alpino. La visione di questo programma vi è offerta da... Nella sala caduti di Nassiria del Senato della Repubblica a Roma è stata presentata la 95esima adunata nazionale degli Alpini. Vicenza attende tutte le penne nere d'Italia. Le notizie principali, il programma, l'ordine di sfilamento, la cartina interattiva e ciò che si può trovare su AlpinApp adunate, strumento comodo, immediato, scaricabile sugli store per Android ed Apple. Il gruppo ANA 8° Reggimento Alpini, in occasione del raduno del Triveneto 2026, ha intenzione di pubblicare un libro fotografico interamente dedicato alla storia dell'ottavo. Per farlo chiede la collaborazione di tutti gli alpini che ne hanno fatto parte. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei cori, dei congedati, delle brigate alpine. Dopo la Tridentina, oggi è la volta della SMALP, Scuola Militare Alpina di Aosta. Presso il Senato della Repubblica a Roma, nella sala caduti di Nassiria, è stata presentata la 95esima adunata nazionale degli Alpini, che si svolgerà a Vicenza dal 10 al 12 maggio prossimi. L'iniziativa è arrivata direttamente dal senatore Antonio De Poli, al fine di manifestare la vicinanza degli enti al mondo delle penne nere e dei valori che da sempre difendono e promuovono. Sono valori che appartengono a tutti noi, al nostro DNA, che appartiene alla storia d'Italia, che sono i valori della pace, della libertà, della solidarietà e della fratellanza. E portarli proprio qui al Senato, all'interno della sala Nassiria, che rappresenta poi i caduti, i nostri caduti, i nostri eroi, nel momento in cui si andava proprio a portare la pace, a tentare di portare la pace nel mondo, credo che sia una delle considerazioni più importanti e, passatemi anche questo termine, più belle che portiamo all'interno dell'istituzione, nel caso specifico del Senato della Repubblica. Ma Palazzo Madama apre le porte alle penne nere. Al tavolo dei relatori, oltre al senatore De Poli, l'onorevole Silvio Giovine, il vicepresidente vicario di Vicenza, Renzo Carollo, il presidente di Adunata 2024, Maurizio Pinamonti, il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, ed il comandante delle truppe alpine, generale di Corpo d'Armata, Ignazio Gamba. Il discorso della pacificazione è un discorso che interessa anche noi militari. Se leggete bene l'articolo 11 della nostra Costituzione, dice che le forze armate hanno anche questo compito, chiaramente secondo un preciso mandato del nostro Parlamento, quello di contribuire alla stabilizzazione di aree di crisi. È un momento importante, direi anche significativo, che qui al Senato della Repubblica veniamo a presentare la nostra 95esima adunata nazionale. Importante in tutti i sensi, ecco, questa sala, il ricordo dei caduti di Nassiria, il ricordo di quei nostri, non solo alpini, i nostri militari in armi che vanno in missione di pace. Pace che è il motto della nostra adunata di quest'anno, il sogno degli alpini, la pace. Quindi io credo che si sposa veramente bene e questo veramente è quello che noi, anche alpini in congedo dell'associazione, stiamo facendo sempre con il nostro solidariato, con la nostra capacità di essere pronti a rispondere presente quando c'è bisogno. Questi sono segni concreti per costruire veramente la pace. Alla piattaforma digitale dell'Associazione Nazionale Alpini AlpinApp, nata lo scorso anno, se ne aggiunge una nuova. Si chiama AlpinApp Adunate ed è scaricabile sugli store per Android ed Apple.
è una novità, servirà non solo per la dunata di Vicenza, rimarrà sempre in funzione e praticamente darà spazio e raccoglierà notizie riguardo a tutte le manifestazioni strutturate ed organiche dell'ANA, quindi anche ai raduni di raggruppamento, alle alpiniadi, qualunque evento in cui ci sia una programmazione di eventi, un ordine di sfilamento potrà essere trovato sull'app Adunate, che può essere tranquillamente scaricato sul proprio smartphone. Alpinapa Adunate non è un doppione della precedente, ma un'evoluzione che si integra perfettamente con essa e che presenta alcune differenze sostanziali e complementari. La differenza è sostanzialmente operativa, nel senso che Alpinap comprende tutti gli eventi che riguardano l'Associazione Nazionale Alpini e quindi anche i cosiddetti alert, quindi gli avvisi di qualunque cosa che capita per nella nostra associazione, compaiono le notizie, le ultime novità compaiono su Alpinap e quindi si ricevono delle segnalazioni. Le due app nei prossimi giorni saranno però collegate una all'altra, nel senso che in ciascuna delle due ci sarà un semplice pulsante attraverso il quale è possibile passare da una dunata all'altra. In un mondo sempre più digitale, anche l'Associazione Nazionale Alpini resta al passo con i tempi. L'Alpino Cartaceo, che nel prossimo numero conterrà tutte le indicazioni per la dunata 2024, che si trovano anche nelle app citate precedentemente, potrà essere anch'esso scaricato online per averlo sempre a portata di computer o smartphone. A godere di questa possibilità sono tutti i soci che lo ricevono a casa attraverso un codice numerico da inserire nel momento in cui dal sito www.alpino.net si intenda effettuare tale scelta. Chi riceve il giornale a casa ha ovviamente nel confezionamento un'etichetta con il proprio nome, cognome e indirizzo. Sopra il proprio nome e cognome c'è un numero e quello è il codice di accesso per poter scaricare direttamente l'Alpino online. Il gruppo ANA, 8° Reggimento Alpini Vestone, in occasione del raduno del Triveneto che si terrà a Gemona nel 2026, ha intenzione di pubblicare un libro fotografico interamente dedicato alla storia dell'ottavo. L'idea è nata dal socio del gruppo alpini di Paluzza, Vladimir Massagrande, che ha notato l'esistenza di diversi libri inerenti le due brigate alpine, ma nessuno sulla storia dell'ottavo. Il libro sarà suddiviso in capitoli che riguarderanno la prima parte, la costituzione del reggimento, la guerra, la campagna di Libia e la prima e la seconda guerra mondiale. Successivamente gli altri capitoli riguarderanno dal 1946 ai giorni nostri, dove sarà suddivisa con dei capitoli interamente su cerimonie militari, attività distrattive, campi marcianti, operazioni sul territorio nazionale ed estero e poi vita di caserma. Vorrei includere anche un capitolo finale dove ci sono dei ritratti magari singoli come si usava molto spesso negli anni all'atto del congedo. Il libro riprenderà la storia di tutti i battaglioni che hanno fatto parte dell'ottavo dal 1909 ai giorni nostri. Affinché la pubblicazione sia il più ricca possibile, gli autori si rivolgono a tutti coloro che hanno prestato servizio tra le file dell'ottavo Reggimento Alpini o che hanno avuto un padre, un nonno, uno zio che ha prestato servizio in esso, invitandoli ad inviare le fotografie conservate magari in qualche cassetto, corredate da una breve didascalia in cui venga riportato il nome dell'alpino, il reparto di appartenenza, se possibile la compagnia, e la circostanza in cui è stata scattata. Il prodotto verrà reso disponibile all'acquisto e, come ormai di consueto, il ricavato dalla rivendita verrà utilizzato per finanziare le attività organizzate dalle scuole, dai centri culturali e dalle associazioni solidali dislocate sul territorio friulano. Chi volesse aderire all'invito può inviare il materiale fotografico richiesto all'indirizzo libro8alpini@gmail.com. Diciamo che noi abbiamo finito il servizio militare nell'82 come corso 104 e 10 anni dopo, nel 92, ci siamo rimessi insieme, eravamo una ventina, e come coro del 104° corso UCI. A distanza di 25 anni, l'oggi coro ex allievi ufficiali della Scuola Militare Alpina, o coro SMALP, riunisce ancora molti degli originari componenti, a cui se ne sono aggiunti tanti altri.
Nelle sezioni repertorio e video del sito del Coro Smalpa sono contenute alcune registrazioni di concerti e due incisioni in studio. Il repertorio varia dai canti di montagna a quelli degli alpini a quelli della tradizione popolare. Abbiamo cantato una decina d'anni con le nostre forze, poi non ce l'abbiamo più fatta e quindi abbiamo aperto, per fortuna, dico io, a tutti gli altri corsi, a tutti gli amici della scuola militare alpina ex ufficiali che hanno voluto entrare a far parte della nostra compagine. Quindi abbiamo componenti del coro che vengono da Udine, da Cuneo, da Varese e ci troviamo a Cremona, che è un po' il centro dell'Italia, 4-5 volte l'anno. E quando c'è qualche nuovo arrivo è anche bello, perché vuol dire che abbiamo costruito un gruppo che insomma dà anche agli altri che ancora non ci sono dentro la possibilità di venire. Insomma, il nostro gruppo è aperto, ecco, diciamo. Nelle sezioni repertorio e video del sito del Coro Smalpa sono contenute alcune registrazioni di concerti e due incisioni in studio. Il repertorio varia dai canti popolari a quelli di montagna a quelli degli alpini. La tradizione della scuola, che ad ogni corso allievi ufficiali dava vita ad un proprio coro, è ancora viva e si realizza pienamente nella continuità e nell'attaccamento a una delle più profonde tradizioni del corpo degli alpini, quella appunto del canto corale. Cantare è bello quando si è bambini, quando si è alla scuola, quando si è alla primaria, quando si è alle medie, alle superiori, e cantare crea un gruppo, crea una coesione, crea una condivisione verso un obiettivo artistico che poi diventa anche solidarietà all'interno del gruppo, quindi tutti sono pronti ad aiutarsi. È una cosa su cui la nostra società dovrebbe puntare molto di più, secondo me. La visione di questo programma vi è stata offerta da Ed è tutto anche per questa settimana, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi rinnovo l'appuntamento, Byte Alpina e il TG degli Alpini vi aspetta puntuale mercoledì prossimo, a voi tutti un buon proseguimento, arrivederci.